Buongiorno, allora, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento settimanale con Formula GP, un appuntamento che ormai sta diventando una felice tradizione per coloro che si collegano anche sulla playlist Formula GP del canale YouTube ST News per vedere cosa ci ha offerto a livello di spunti, a livello di attualità, ma soprattutto a livello di approfondimenti la settimana motoristica legata appunto al motorsport. Come sempre, accanto a me per questa avventura, abbiamo anche quest'oggi Enrico Mapelli, a cui do immediatamente il benvenuto. Ciao Enrico, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno Stefano, buongiorno agli amici appassionati. Allora Enrico, siamo reduci da un fine settimana stelle e strisce per quanto riguarda la Formula 1, un fine settimana che ha avuto, come sempre accade in questi casi, tanto da raccontare fuori e dentro la pista, non ultimo a cominciare dal vincitore, un vincitore che mai era salito sul gradino più alto del podio e ha scelto un contesto del tutto particolare per arrivare a questo risultato. Dico bene? Beh sì, Lando Norris era un pilota che meritava da tempo di vincere un Gran Premio, gli è capitato dopo un po' di anni che Formula 1, nonostante lui sia ancora giovane, per cui si presuppone che la sua carriera sarà bella lunga, però era, come dicevo, un pilota che già da tempo ambiva e meritava di arrivare alla vittoria in Formula 1. Ora, questa vittoria è capitata in un momento un po' particolare, in cui sembra quasi che la Red Bull non sia più quell'armata invincibile che ha vinto 21 degli ultimi 23 Gran Premi. Non è propriamente così, perché ci sono state un paio di situazioni che sicuramente hanno girato a favore suo in gara, dopo che erano andate molto male invece in quelle che erano state le qualifiche, quando lui aveva dato a tutti l'impressione di essere il pilota che finalmente poteva strappare la pole position a Verstappen. Non c'è riuscito in qualifica, invece poi in gara una somma di situazioni che si sono verificate, oltre chiaramente alle sue qualità, alla sua bravura, che non è sicuramente messa in discussione, gli hanno permesso finalmente di vincere un Gran Premio. Poi, se mi darei la possibilità, stiamo ancora sugli Stati Uniti, però parlerò di questo concetto dei piloti che vincono il primo Gran Premio e darò un'informazione che molti non immaginano su quello che era lo stato dell'arte molti anni fa. Inizi subito. Tornando a Norris, annunciandoci una bomba, come No, Stefano, no, le bombe non sono il personaggio che lancia bombe, ci mancherebbe altro, però mi piace a volte mettere in risalto alcuni passaggi per meglio capire la storia di questo sport che noi amiamo, che ogni giorno è cronaca, ma che poi a un certo punto appunto diventa storia, no? Per cui oggi è cronaca, oggi parliamo di Lando Norris, fra 10, 15, 20 anni quello sarà, Lando Norris non è più cronaca, ma è la storia, così come è stata la storia Senna e un altro pilota di cui tu sai benissimo, poi parleremo, no? Però tornando alla gara, o meglio tornando a questa situazione, cosa mi fa pensare questo? Che la McLaren, comunque, anche perché è arrivato questo pacchetto nuovo che gli ha permesso di guadagnare qualche decimo, si presenta in questo momento in maniera preponderante come vera avversaria della Red Bull. Lo è la Ferrari, l'abbiamo visto, sono altro anche perché la vittoria fino adesso che era sfuggita a Verstappen era finita nelle mani di un pilota della Rossa. Però la McLaren è lì pronta a dire: ragazzi, ci siamo anche noi. E questo fa bene alla Formula 1. È inutile che ci giriamo attorno. Avere vari competitors, vari piloti e varie squadre che possono mettere in pista, in griglia, dei piloti appunto che possono portare a casa una vittoria è sicuramente uno dei lati che tutti quanti vorremmo vedere, al di là del merito che va Verstappen e che va riconosciuto, ci mancherebbe altro. Però sapere che c'è qualche donato che gli può mettere il bastone e fare le ruote, questo è importante. E domenica la gara che ci ha fatto vedere, al di là che quando la safety car ricompatta tutti si rimischiano un po' le carte, ma al di là di questo Verstappen non è mai stato in grado di dimostrare in questo fine settimana la sua, diciamo, prepotenza che avevamo visto, prepotenza chiaramente da un punto di vista buono, non cattivo chiaramente, che avevamo visto in altre occasioni. Questo secondo me è un dato importante che ci arriva da Miami. Ecco, da Miami, di cui ti mostro subito un'immagine per passare dalla, diciamo così, un contesto di risultati di cronaca spiccia rispetto a quello che è stato l'avvenimento sul tracciato, all'immagine, diciamo così, a tutto tondo, a 360 gradi di quella che è la Formula 1 di oggi. Un contesto assolutamente di primissimo livello, lo vediamo anche
dalle suggestive immagini appunto che ci hai fornito, che ci racconta quello che è l'autodromo di Miami. Ne approfitto per chiederti due cose. La prima, vale di più una prima vittoria di Norris in un mercato come quello americano, dove sappiamo benissimo Stefano Domenicali sta spingendo tanto e sta ottenendo tanto, perché la nuova frontiera della Formula 1 è proprio quella del mercato americano? E la seconda, molto più banale, per venire un po' alle nostre latitudini, ti chiedo se queste immagini così suggestive che ci raccontano di Miami sono qualcosa che dobbiamo attenderci per la nuova Monza che verrà, visto che siamo ancora in periodo di cantiere, però si avvicina la deadline per la consegna dei lavori. Sarà così l'autodromo di Monza, Enrico? Beh, allora, restiamo sulla prima. Sicuramente la vittoria di un pilota come Lando Norris, tra l'altro di lingua inglese, per cui in parte agli americani può anche andare bene, ma non è tanto solo il discorso della lingua, è il discorso del personaggio di una Formula 1 che mette sul campo qualcosa di interessante, di nuovo, e comunque il Gran Premio di Domenica, al di là di tutto, è stato sicuramente un Gran Premio interessante. Questo fa bene alla Formula 1, che va venduta negli Stati Uniti sicuramente, ma anche in giro per il mondo, per cui anche in altri mercati che magari adesso noi non veramente non conosciamo fino a fondo, e non mi riferisco solo ai paesi arabi, no? Invece sull'altro discorso è chiaro che quello che Miami ha fatto vedere, ma che pochi mesi fa, sempre negli Stati Uniti, aveva fatto vedere Las Vegas, sono delle impostazioni su una Formula 1 più spettacolare da un certo punto di vista fuori dalla pista che non dentro la pista, che è uno dei punti forti di Liberty Media che ha in mano questo giochettino qua. Monza, è chiaro che Monza non sarà mai immaginiamocela con situazioni come questo di un finto mare con addirittura delle barche, come abbiamo visto all'interno di questa curva, non sarà mai così. Però è fuori discussione che proprio perché la Formula 1 tutta in genere andrà su quel versante lì, cioè di una spettacolarizzazione al di fuori di quello che si vede in pista, anche Monza deve in parte, per quello che riuscirà a fare, stare al passo. Il discorso della ruota panoramica che abbiamo già visto con polemiche o meno è un discorso su cui Liberty Media crede molto nelle hospitality o meglio, nelle zone, quelle che stanno sopra, ad esempio la sala stampa che te conosciamo benissimo, che devono essere sempre più accoglienti, salette a go-go per quanto riguarda gli ospiti VIP, e lì a Miami ne abbiamo visti tantissimi in griglia. Io guarda, ho avuto l'occasione di andare in griglia anche lo scorso anno, poco prima della partenza del Gran Premio, e ci stava discretamente bene. Le immagini che ci hanno fatto vedere domenica sembrava di essere veramente a Rimini in spiaggia, con tutta la gente che si muoveva, personaggi di tutti i tipi, compreso l'ex presidente degli Stati Uniti, ed è quello su cui loro puntano. E la maggior parte di quelle persone lì, magari mi sbaglierò, non so quanto A erano interessate a vedere la gara e B l'hanno vista soprattutto. Eh Quelli sì, che sto parlando di quelli che poi erano in griglia a farsi vedere, ecco. La è un po' Formula 1 sta andando grottesco così. questo, chiaramente, sì, che tante volte torna, no, come ragionamento, quanto sia spettacolo, contesto, contorno, quanto sia puro agonismo in pista. Però allora andiamo a parlare noi di pista, perché è vero che è bello trattare e cercare di sviscerare anche argomenti come questo, però io ti propongo quest'altra immagine che ci porta immediatamente sul tracciato di Miami per raccontare quello che è stato, abbiamo già anticipato della vittoria di Norris, però un Gran Premio che ha raccontato tante cose, anche nelle retrovie, insomma è bello anche magari andare a vedere quello che succede lontano dai riflettori, insomma mi ricordo proprio in avvio una bella battaglia tra i piloti dell'Alpine, insomma ci sono tanti spunti di interesse, cosa ti ha colpito più degli altri? Ma una cosa che mi ha colpito, devo dirti la verità, questa è un'immagine della partenza del mini Gran Premio del sabato, no? Quello che poi Verstappen ha fatto suo in maniera abbastanza perentoria. Anche a me hanno colpito quelle situazioni in cui i due piloti dell'Alpine se le davano, così come se le danno in genere i compagni di squadra di qualsiasi squadra stiamo parlando, dalla Red Bull per arrivare a quella che parte ultima, no? Mi ha colpito, come ti dicevo, in parte questo Gran Premio perché ha dato degli spunti interessanti. Le battaglie, quando tu crei veramente delle zone, sto parlando di tracciato, come può essere quel lungo curvone che arrivava in una specie di piazzale dove potevi superare a destra o a sinistra, ecco, quando tu crei questi spazi qua, ma lo puoi fare a Miami, lo puoi fare in qualsiasi circuito, dai la possibilità anche ai piloti di inventarci qualche cosa, di esprimere per certi versi la differenza che ci può essere fra uno e l'altro.
cosa che invece difficilmente vai a vedere dove ci sono dei circuiti dove la traiettoria si può dire è unica e dunque il pilota può inventarsi ben poco per andare a superare quello che lo precede. Questa è la cosa che salta fuori. Poi l'abbiamo visto fare ruota a ruota i due piloti dell'Alpine e come giustamente sottolineavi tu, è bello perché dietro alle prime posizioni spesso ci sono delle battaglie altamente interessanti e rispetto a me che giustamente seguo il Gran Premio da tanti anni come telespettatore ma anche sui campi di gara a volte, è chiaro che adesso la televisione ti permette di seguire queste cose in maniera diretta e con un maggior numero di possibilità. Voglio essere chiaro, una volta inquadravano il primo, quello che c'era in testa, è quasi come se fosse l'unica cosa che contava, ma anche una volta dietro c'erano delle belle Un battaglie. pilota Se solo non al te le fa comando, vedere il verrebbe da regista, dire. ma se non te le fa vedere il regista, a questo punto tu te le perdi. Oggi invece la regia, in modo tale, anche col numero di telecamere, per poter seguire una battaglia per il settimo posto, perché magari in quel momento è l'unica battaglia che c'è in pista, e allora noi ci divertiamo così. Se no è difficile per un'ora e mezza tenere l'interesse solamente vedendo il primo. Capisci? E questo è per me importante. Assolutamente sì, ma allora io ti coinvolgo su quest'altra immagine che ci racconta tante cose, a parte questo accostamento cromatico. Ne abbiamo avuto modo di parlare anche chi ci ha seguito la scorsa settimana, cioè avevamo credo fatto una battuta, dovrei andare a rivederla e ti chiedevo se squadra che vince non si cambia, quindi vale il contrario. Questa divisa azzurra con cui la Ferrari si è presentata al GP di Miami, diciamo così, c'è anche un accostamento cromatico con altri spunti sia sulla livrea della Ferrari che anche sui dischi. È una cosa voluta, scherzi a parte. Cosa è stato il fine settimana del Cavallino? Allora, facciamo un passo indietro quasi per sistemare quel discorso del colore, no? La settimana scorsa, quando di te ne abbiamo parlato, non erano ancora uscite le immagini di come sarebbe stata la Ferrari. Allora, in molti si immaginavano, ma io per primo, una preponderanza dell'azzurro, perché allora si parlava di azzurro, non di blu, di azzurro sulla carrozzeria. In realtà, come vediamo qua, c'è giusto un paio d'accenni, lasciamo perdere il discorso della tuta del casco, è un altro discorso. Sto parlando proprio della vettura della carrozzeria, chiamiamo così, no? Un paio d'accenni non lontani da quelli che io e te abbiamo visto a Monza quando c'era quel giallo che ricordava la città di Modena. E questo secondo me era importante perché veramente se avessimo avuto una Ferrari completamente azzurra, secondo me avremmo parlato solo e esclusivamente di quello, quasi di uno scandalo. Invece così la Ferrari ne è uscita. Poi, come ho avuto modo di dirti la settimana scorsa, si è lavorato molto sul discorso di marketing per fare questa scelta qui, 70 anni dello sbarco negli Stati Uniti della Ferrari. Lo sponsor principale, che è l'HP, che ha un colore simile, insomma, ci sono delle motivazioni non tanto di cuore dietro, ma quanto, come dicevo prima, legati ad altri aspetti. La Ferrari ha Queste sono intanto le fatto immagini un che buon abbiamo finish. mostrato anche nella puntata della scorsa settimana, magari più attenti hanno anche modo di ricordarsene. Esatto. In quanto alla Ferrari, l'immagine di prima mi ha fatto riflettere su un punto ed è per questo che ti ho chiesto se gentilmente la mandavi. Ed è venerdì. Venerdì è stato l'unico momento in cui c'era a disposizione delle varie squadre le famose prove libere, cioè quel lasso di tempo dove un team e il pilota si prepara ad affrontare il fine settimana che è fatto di qualifiche e poi è fatto di gara. In realtà, come dicevo, c'era solo quello spazio lì perché poi c'erano le qualifiche per il mini gran premio. Il sabato il mini gran premio a cui seguivano nel pomeriggio le qualifiche del gran premio, non c'è più warm up la domenica mattina, per cui era l'unico spazio libero dove una squadra può fare quello che vuole. Bene, la Ferrari, nello specifico Leclerc, dopo nemmeno un giro, è riuscito, per l'amor di Dio, è un errore, ci sta, però a buttare via quell'ora e passa di lavoro che è fondamentale in un fine settimana. Anche, anzi, forse a maggior ragione, in una pista come Miami, che ha delle particolarità. Innanzitutto non è una pista estremamente conosciuta, come sono tante altre, dove si corre da decenni, per cui i riferimenti che avevano sono abbastanza limitati. È un mezzo cittadino costruito in un modo particolare, in una situazione particolare della città. Insomma, buttare via un'ora così, secondo me, un po' qualcosa ti lascia. Vabbè, Luca, Nonostante ti questo, interrompo lui, perché tu hai Leclerc. toccato un tema che mi sollecita anche una domanda. Tante volte, soprattutto su tracciati meno conosciuti, meno battuti dai piloti stessi, si enfatizza tanto anche il lavoro a simulatore, la capacità di adattarsi ad una pista,
attraverso la realtà virtuale, comunque tutti gli strumenti che sappiamo benissimo ormai da tempo si adottano per trovare strategie. Quanto è, secondo te, tu che sei un pilota che ha sfiorato la Formula 2 negli anni che furono, scherzi a parte, Ah sì? Non quant'è lo lo scarto sapevo. realistico? Invece sì, mi stai confermando che era così? Sì, Quant'è ma lo tu scarto? probabilmente non seguivi le corse, fidati di quello che ti dico io, tu non le seguivi. Quant'è lo scarto tra una simulazione e effettivamente la prova? Al di là di quello che, insomma, è immediatamente percepibile a buon senso, no? Cioè le sollecitazioni fisiche, piuttosto che il contesto ambientale e quant'altro. Quanto riescono a essere realistiche queste strumentazioni per poi un pilota che va ad adoperarsi su curve che effettivamente non ha mai saggiato realmente con l'altezza dei cordoli e quant'altro? Allora, le simulazioni più andiamo avanti, veramente più sono, chiamiamo così, aderenti alla realtà della pista in cui si va a correre. La discriminante comunque resterà ancora una ed è temporale, mi spiego. Se io provo la macchina il lunedì e il martedì per poi andare nel fine settimana a correre, sicuramente la simulazione, la pista che mi viene prospettata sullo schermo, ma anche le sensazioni che arrivano da questi ragni, così in gergo, dove i piloti sono seduti, sono sicuramente molto corrispondenti con la realtà. Però c'è una variabile. Se io le prove le faccio lunedì e martedì, e poi nel fine settimana c'è la pioggia, che mi ha cambiato dei parametri ancora, il rischio è che non il lavoro sia stato buttato via, ci mancherebbe altro, ma che però, appunto, ci siano da ricondizionare certe situazioni. È successo anche questo, di piloti, mi pare Giovinazzi in Ferrari, che il venerdì di un Gran Premio d'Ungheria, non più tardi, ha preso l'elicottero, è andato a Maranello con un aereo, ha provato il simulatore il sabato delle cose che poi la domenica sono state riviste in pista. Attenzione, questa è l'estremizzazione di quello che può fare oggi la Formula 1 con questi simulatori. Mi auguro, ma banalmente, se volete, è che sempre più resteranno confinati a farci fare girare questi piloti, mettere a punto la vettura, ma poi quando si arriva in pista si lavora esclusivamente su quello che è la pista, per cui il simulatore ha una grande importanza e più andremo avanti più saranno affinati, ma devono essere lasciati confinati appunto chi a Maranello, chi nei vari posti dove ci sono. Forse il futuro sarà che un simulatore addirittura seguirà sui campi di gara i team, soprattutto in Europa, per fare in modo che il pilota, magari in condizioni particolari, provi il simulatore per poi scendere e magari andare in qualifica. Mi sembra un'esagerazione, ma in Formula 1 esagerazioni ne abbiamo viste parecchie, magari potremmo arrivare anche a quello. Allora Enrico, prima di andare poi ad avvicinarci, io ti ho portato un po' fuori strada, però è anche bello riuscire a improvvisare qualcosa, se no saremmo effettivamente delle macchine. E allora, proprio per sottolineare la personalizzazione anche di un appuntamento importante come può essere quello del Gran Premio, come lo è stato a Miami e come soprattutto lo sarà nella prossima settimana, sappiamo bene cosa ci aspetta. Per chiudere la parentesi americana, ti chiedo un giudizio veloce su quello che è stato la partenza, diciamo così, in simil strike che ha rischiato Perez in avvio, perché avremmo potuto raccontare una storia differente. E poi ti chiedo un giudizio molto sintetico, davvero, su quella che è la situazione attuale di un pilota che eravamo abituati a vedere davvero quasi più simile a una macchina che altro, come Max Verstappen, che invece sta facendo notizie e ci dà notizie proprio perché probabilmente non è così programmato per vincerle esattamente tutte, che ne pensi? Lui, programmato per vincere, secondo me lo è, ma co come attenzione, tutti i grandi campioni lo sono stati. Lui, ho l'impressione che sia stato proprio costruito, altri lo sono diventati. Lui invece è stato costruito per vincere tutte le gare. No, quello che mi ha colpito chiaramente, ma non è tanto la sua fortuna, quella di essere stato sfiorato da una vettura del compagno di squadra, quanto quello che poi alla fin fine, a volte, no, succede nel mondo della Formula 1. Perez, giustamente. Non è stato penalizzato, poi giustamente o meno possiamo discutere, non è stato penalizzato, ma è stato veramente il caso, i 3, 4, 5 centimetri, come si dice, in cui lui sfiora una macchina davanti a lui che era il compagno di squadra, piuttosto che quelli che arrivavano da dietro, se no avrebbe combinato bel patatrac, con tanto magari di bandiera rossa, perché mi immagino lì vetture che si scontrano, che fanno. Invece non è successo niente e nessuno in pratica gli ha detto niente. Se io voglio fare una provocazione, è come se tento di commettere un delitto, mi si inceppa l'arma
E il mio avvocato dice: sì, ma tanto quello là non è morto. D'accordo, ma ragazzi, non è morto solo per un caso. Perché mi si è inceppata l'arma? Qui è andata bene a tutti, Perez in primis, ma è andata bene sul compagno di squadra, quelli che venivano fuori, ma stiamo parlando di pochi centimetri. E lì si è fatto finta come se niente fosse successo. Ora, su questo, secondo me, la Formula 1 dovrebbe un po' riflettere. Poi, per l'amor di Dio, sappiamo benissimo che il momento della partenza è il momento più difficile, un piccolo errore la può commettere qualsiasi pilota e magari a volte non è un errore suo quanto un problema di carattere tecnico o di altra natura. Però a me ha fatto molto riflettere questo particolare qua. Tra l'altro, immaginate se lui c'entra in pieno il suo compagno di squadra, ma la storia delle corse che io conosco ce l'ha dimostrato in decine di casi, Ferrari compresa. C'entra in pieno il suo compagno di squadra, lo mette sulle reti, che cosa viene fuori? Per Assolutamente cui, sì. vabbè, Ma tu però è andata così. fai bene a sottolineare questa personalizzazione, questa variabile umana, che poi fondamentalmente variabile non è perché deve restare all'interno di una disciplina sportiva, io credo sempre al centro dell'attenzione. Io ti ho volutamente condotto lungo questo sentiero per leggerti una frase che ci è propedeutica poi a introdurre il nuovo argomento. Mi ha colpito molto questa fotografia che all'interno della sezione del sito del nostro prossimo ospite, che vedo già collegato e a cui tra poco daremo voce, questo passaggio che ti leggo, Enrico, così poi hai modo di introdurlo tu che lo conosci bene. Scoprire che un giro di pista di Ayrton Senna o una presa di Walter Bonatti hanno a che fare con noi e il nostro modo di vivere il mondo, scrivere per me è questo. Significa passare il testimone mettendo a disposizione di tutti ciò che si è rivelato importante e decisivo nelle vite di chi è stato dimenticato. Lo vedo che già sogghigna e gli do innanzitutto il benvenuto. Vediamo, eccolo Grazie, qui. benvenuti. Eccomi qua, grazie, è un piacere essere con voi. Ciao, Diego Elveragra, ti ringraziamo noi di essere venuto qui oggi a Formula GP e passo immediatamente la parola a Enrico Mapelli, che perché è suo il merito di averti avuto qui con noi oggi, che sicuramente riuscirà a dire di più di te ancor prima dello scrittore che sei. Enrico. Buongiorno, tu, buongiorno Diego, mi fa molto piacere che tu Buongiorno Enrico. sei entrato anche tu in questa avventura. Allora, Diego è un personaggio veramente particolare, canta con le sue parole, con quello che scrive, ma non fa il cantante, fa lo scrittore, fa lo storyteller, fa tante cose Diego, e ho avuto il piacere di collaborare con lui nella casa editrice dove tu sai io opero. Proprio per alcuni volumi che lui ha scritto con noi, alcune storie che si basano su fatti reali, concreti, no? Tra poco parleremo e c'è una motivazione per cui oggi ne parliamo. Si basano su fatti reali, concreti, di storia vissuta per quanto riguarda le corse, il motorsport, questo sport che noi abbiamo, che è pieno di situazioni anche eroiche e, perché no, anche tragiche. E lo fa in un modo tale che ti coinvolge, e questo è un esempio, quello di Ayrton, ti fa in un modo tale che ti coinvolge e tu ti senti veramente dentro quelle pagine che lui ha scritto. Io poi ho avuto anche il piacere di andarlo ad ascoltare, e non c'entra l'automobilismo, io ero andato ad ascoltarlo che parlava di Bonatti. Io ti dico, a un certo punto avevo paura perché ero convinto di essere in parete. E allora questo è alla fin fine il succo della situazione. Quando qualcuno scrive, quando qualcuno, diciamo, veramente mette insieme delle parole, se questi ti prendono in maniera, tu sei dentro quello che lui scrive, ti isoli dal mondo E e allora sei Enrico, però io immerso nella scusami, lettura. visto che a me hai già convinto, allora non sottrarrei altro tempo e farei parlare lui, perché voglio Sì, effettivamente difatti. anch'io essere Basta. rapito da queste sue parole. Sì. Diego. Allora, è sempre difficile entrare dopo Enrico, perché Enrico, persona di grandissima cultura che stimo alla follia, è molto più bravo di me a usare le parole, peraltro. Però, insomma, voglio dire, grazie, grazie infinita, spero di meritare tutte le tue belle parole. Io quello che cerco di fare è usare davvero le parole, la narrazione, per raccontare delle cose che sono avvenute, cose vere, come ricordava appunto Enrico, e che però hanno anche lasciato, come dire, una scia dietro di loro.
provo a intercettare quella scia e provo a raccontarla in maniera un po' più immersiva, per calarmi in quella condizione. Ci sono degli scrittori che fanno questo e l'hanno fatto con tantissime altre discipline, categorie. Forse magari nel motorsport è avvenuto un po' meno, ma in realtà ci sono comunque dei grandissimi scrittori che hanno seguito questa strada, questa impronta. Ed è il tentativo un po' di calarsi in quell'umanità, cioè non raccontare tanto il risultato in sé, che comunque è fondamentale, lo sappiamo. Qui parliamo sempre di secondi, di centesimi, di millesimi, di traguardi, e il risultato è fondamentale, ma a me piace pensare a come ci si arriva a quel traguardo e soprattutto quello che poi hanno fatto poi tutte le persone che racconto con quello che hanno portato a casa, con una vittoria. O comunque magari con un disastro avvenuto in pista o in parete. E alla fine è questo, secondo me, è un po' quello che dovrebbe fare sempre la letteratura, no? Raccontarci e darci degli strumenti per andare avanti, per migliorarci. È per quello che dico, alla fine io sono veramente un umile testimone. Provo a prendere quello che le storie hanno dato tanto a me e provo a raccontarle agli altri in maniera che magari anche chi arriva dopo di me ha la possibilità, insomma, in qualche maniera di poterne giovare. Questo è un po' il meccanismo di fondo, insomma. Mi piace la definizione di testimone con cui tu insomma, introduci quella che è la tua attività, di cui adesso andremo a parlare. Io per, diciamo così, sdoganare il concetto che vogliamo andare a introdurre un po' più nel dettaglio, faccio presente che oggi, 8 maggio 2024, una ricorrenza che ci riporta indietro nel tempo a quelle ricorrenze di cui tu giustamente stai facendo riferimento. E qui ritorno a chiedere l'assist di Enrico Mapelli per andare a capire di cosa vale la pena parlare quest'oggi. Enrico, 8 maggio. Allora sì, 8 maggio 1982 per noi appassionati di motorsport, che come giustamente abbiamo detto in prima giornata, soprattutto conosciamo la storia, è una giornata particolare. È la giornata del sabato di Zolder, è la giornata dell'ultimo tragico volo di Gilles, questo pilota che io all'epoca ero un ragazzo e che ho visto correre più volte sia a Monza che a Imola e comunque mi era entrato nel cuore. Al di là, io non sono, te l'ho già detto più di una volta, non sono mai stato ferrarista, non ho mai parteggiato in particolar modo per una squadra piuttosto che un'altra. Ho sempre amato, lo amo tuttora, il mondo delle corse in generale. Però è chiaro che ci sono dei piloti che ti prendono di più, che ti rapiscono, che vengono veramente dentro al tuo animo. Enrico, ti stiamo perdendo a livello di audio, è scattato qualcosa. Allora, riprendo io il controllo del volante nel Eccomi. frattempo che Enrico No, torna di noi. scusami. Eccolo. Ci sono? Ci Prego. sono? Ecco. E Gilles lo ha fatto nei nostri confronti, in questi che all'epoca eravamo dei ragazzi di 20 anni circa, che avevamo l'impeto e lui ce lo dimostrava in quello che faceva in gara. Lui non era amato dai suoi, dei piloti che correvano contro di lui, ma era amato da tutti quelli che andavano a vederlo correre. Poi è chiaro che la tragica fine, purtroppo, di quel 8 maggio 1982, in parte ha quasi, mi verrebbe da dire una cosa veramente dura, ha consacrato quest'uomo, no? Però per chi ha vissuto l'epoca di Gilles, la sua epoca, quello che lui faceva, quello che lui dimostrava, facevi fatica a non ammirarlo, anche se non eri il suo tifoso, ti ripeto, perché lui correva Ferrari. Potevi essere sicuramente un ferrarista che prevedeva per lui, però Gilles è stato qualcosa veramente di unico. Diego, prendo in prestito una parola appena pronunciata da Enrico, ha quasi consacrato Zolder al mito, alla storia dello sport, un pilota comunque amatissimo, comunque che ha segnato un prima e un dopo, come è stato Gilles Villeneuve. Settimana scorsa parlavamo in termini fondamentalmente analoghi di quello che sarebbe potuto essere oggi il racconto di Ayrton Senna se non ci fosse stato il tamburello, se non ci fosse stato io, no? Chiedo a questo punto a te cosa ne pensi, cioè quanto la tragica fine, proprio mettiamola così, da approccio quasi mitologico greco, mettiamola così, ha contribuito ad innalzare a livello di mito questi piloti. Ma allora, sai, dopo 42 anni è sempre difficile distinguere quella che poi era la realtà che noi abbiamo vissuto. Anch'io ero un ragazzo negli anni 80 e per tutta la mia generazione Gilles
anzi, GIL si diceva all'epoca tra le lettere, questo era il vocabolario della passione, quello che ci ha comunicato, quello che ci ha trasmesso. È chiaro che quando c'è un evento molto tragico le cose trasfigurano e prendono un'altra dimensione, però io credo che sia un fenomeno molto diverso rispetto a quello di Ayrton, anche perché erano due piloti molto diversi. E anche perché devo dirti che quando ero in vita, Gilles comunque riusciva, come ricordava prima Enrico, ad entrare nel cuore della gente. Era entrato nel cuore della gente e sembrava una favola antica, perché per la stragrande maggioranza di noi, piccoli fobici appassionati, era un pilota apparso dal nulla. Arrivava dal Canada, dalle nevi, dalle motoslitte, ed era arrivato in Ferrari, che comunque anch'io non sono un ferrarista, sono un appassionato del motorsport. Però insomma la Ferrari è la Ferrari e per tanti noi ragazzi di quell'età fu un segnale incredibile, anche perché lui aveva la storia, già una storia importante che noi non conoscevamo, ma che poi invece abbiamo apprezzato in quei 4 anni e mezzo in cui ci ha fatto compagnia su tutti i tracciati. E se penso probabilmente a questa cosa mi viene anche da pensare che probabilmente era proprio un mondo anche diverso, no? Era un mondo totalmente diverso. Noi le informazioni non le avevamo a disposizione, le notizie non ci rincorrevano come succede oggi. Noi le informazioni dovevamo andarcele un po' a cercare, erano un po' il frutto della nostra passione. E quindi di fatto davamo molta importanza ai rapporti con i piloti, quelli che si potevano creare in maniera ideale, alla fine erano degli idoli. Ma perché secondo me passava un messaggio diverso, che è totalmente diverso rispetto all'ambiente di oggi. Cioè chi si calava in un abitacolo a fronteggiare quel tipo di rischi, quel tipo di asfalto, quelle difficoltà, lo faceva non solo per vincere una gara, ma per dare una risposta a qualcosa che si portava dietro. E questa cosa, secondo me, usciva tantissimo in quello che era il rapporto con questi piloti. È una questione privata, ma forse anche una questione di cuore, per andare a citare un bellissimo volume scritto da Claire Gazzoni con Cesare De Agostini. E alla fine era un rapporto simbiotico e questa cosa esisteva già molto prima che Gilles purtroppo andasse incontro alla sua tragica sorte alla curva del Bosco, la Terlamen a Zolder. E questa, secondo me, è forse una cosa, una grande differenza rispetto anche a chi è arrivato dopo. In qualche maniera si tocca con mano, insomma. Il pacchetto del rischio c'è sempre stato, la Formula 1 è fatta anche di questo, ma forse quel tipo di rischio, quello che correvano i piloti nel periodo dell'âge d'or, dagli anni 60 agli anni 80, e prima degli anni 80, non era esattamente quello che correvano poi tutti gli altri loro colleghi e compagni di avventura. E questo, secondo me, dava valore alla loro sfida e anche loro poi lo raccontano loro stessi, dicevano un po' che alla fine era il sale della loro pietanza, era sostanzialmente quello che c'era, quello che li legava, cioè salivano, entravano in macchina senza sapere se poi al traguardo si sarebbero rivisti. Questa cosa è una cosa pazzesca, è una cosa che ti fa vivere molto più veloce di quanto noi possiamo pensare. Quel tipo di velocità non è paragonabile a quella degli anni 90, ma tantomeno quella di oggi. È un altro mondo, anche narrativo, secondo me. Ecco, io approfitto della tua presenza, Diego, prima di passare la parola a Enrico Mabelli, per domandarti se questi aspetti di cui tu ci stai giustamente parlando, enfatizzando quello che è il coraggio appunto dei piloti, che erano le motivazioni che stavano dietro a questa impresa. Voglio dire, stiamo parlando di un altro mondo, tu l'hai detto molto chiaramente, in una maniera, l'hai espresso in una maniera corretta. Io ti ribalto il contesto e ti chiedo: erano i piloti che erano diversi o forse oggi i piloti sono differenti perché è cambiata la percezione e l'attesa del pubblico? Cioè, è cambiato il pubblico secondo te? Ma è cambiato tutto, è cambiato il mondo, sono cambiati anche i tracciati, è cambiato l'asfalto, è cambiato tutto quello che poteva cambiare. Oggi i piloti di Formula 1 hanno una capacità e un talento smisurato, peraltro, ma che è collegato inscindibilmente al perimetro in cui operano oggi.
non è paragonabile ai rischi che incontravano i Fangio, gli Ascari, i Rosmeier, cioè erano generazioni che fai fatica a mettere anche semplicemente solo idealmente in contatto. Ognuno affronta le proprie difficoltà. Il Formula 1 di oggi presenta dei rischi che sono comunque elevatissimi ed è una sfida di altissimo profilo, non solo da un punto di vista muscolare o nervoso, ma anche da un punto di vista di tattica, di testa, di visione di gara e quant'altro. Magari difettava un po' quell'epoca. Qui stiamo parlando di un pilota, ad esempio, Gilles Villeneuve, che non è che fosse, come dire, un grandissimo pilota nel mettere a punto la vettura, la monoposto, insomma, diciamo che compensava, ma tutta quella grande generazione di piloti compensavano con la velocità, con questo spunto, ed era forse questo che magari emergeva di più rispetto magari a quello che oggi si può vedere in pista. Le distanze anche, ad esempio, tra i primi della classe e gli ultimi, al di là poi delle differenze delle meccaniche, delle monoposto e quant'altro, si toccavano e non erano semplicemente dei millesimi o dei centesimi di secondo, erano dei secondi, cosa impensabile oggi se non insomma in determinati tracciati. Insomma, la sensazione che io avevo e che ho sempre mutuato dall'esperienza di Gilles è che Gilles non corresse una gara come oggi accade, è uno sport, è un obiettivo, devo arrivare al traguardo, devo fare punti, devo vincere. Piloti come Gilles, ma mi viene in mente Ronnie Peterson, mi viene in mente James Hunt, mi vengono in mente molti altri piloti, correvano una gara che era fatta ad ogni staccata, in un circuito di 20 curve che dovevo ripercorrere 70 volte, per loro erano 1400 gare, ogni staccata era una gara e chi staccava dopo la perdeva, punto a capo in qualche maniera, o se non perdeva la macchina che finiva chissà dove. Per cui insomma era questo lo spirito e questo secondo me si trasmetteva, in qualche maniera entrava nel cuore della gente, oggi ci entra ma entra in maniera diversa, insomma ci sono tanti altri strumenti, lo sappiamo, la Formula 1 è un'operazione molto a tavolino, molto di marketing. Ecco, all'epoca il marketing non si sapeva nemmeno cosa fosse, cioè, voglio dire. Per cui diciamo che erano proprio due mondi diversi ed è sempre difficile metterli assieme. Insomma, bisogna sempre avere, come dire, il giusto metro per tenerli anche un po' a distanza. Ecco, vedo i cuoricini negli occhi di Enrico Mapelli che ci ha fornito No. quelle immagini a cui adesso do volentieri la parola. No, due cose volevo dire. Uno per sottolineare quello che ha appena espresso in maniera molto chiara l'amico Diego. Quando lui dice erano 20 curve per 70 giri, 1400 gare. C'è un episodio che riguarda Gilles, perché poi bisogna anche parlare di situazioni, no? Di aneddoti. Caprino Dall'Anda 1981 arriva da Maranello il sabato sera un motore nuovo che va provato, va messo, diciamo, alla corda per vedere cosa succede, no? Forghieri va da Gilles e gli dice: mi raccomando, Gilles, non fare stupidate perché dobbiamo provare. Fa niente se non vince, non mi interessa. Devi fare tanti chilometri più possibili con questo motore in gara. Alla prima curva Gilles ha messo la macchina in fondo alla Tarzan, alla prima curva, per cui per lui la gara era già finita dopo pochi metri ed è per sottolineare quello che diceva poco fa Diego come concetto. Per lui la gara non durava 70 giri, è durata lo spazio di 70 metri. Quelli che sono serviti lui per dire io devo dare il massimo fin dall'inizio. Questo era Gilles e noi amavamo Gilles per questo. Però è chiaro che poi andava incontro alle problematiche che ti ho appena detto. Quando è rientrato in box dopo un'ora e mezza, Forghieri si era un po' fatto passare la rabbia, ma l'ha sgridato perché ti ho chiesto una cosa e non l'hai fatta. L'altro invece è un ricordo personale, sempre per seguire un po' le parole che ha appena detto l'amico Diego, no? Il rapporto che si aveva. Era alla fine degli anni 70, ero a Monza come ragazzo a vedere dei test dove c'era sostanzialmente solo la Ferrari in pista, non c'erano motorhome, non c'era niente di niente. Gilles era seduto dentro una Fiat 124 a cercare di riposare in corsa box. E noi eravamo sopra sulla balconata che è stata a Monza, se la ricordano. A un certo punto ha dovuto quasi andare via perché ho cominciato a chiamarlo, no? Gilles, lo chiamavano, come per dire, lui voleva né più né Gilles, meno che attenzione. riposare. Gilles, come diceva giusto l'amico Diga, lui voleva né più né meno solamente riposare perché nel pomeriggio avrebbe fatto ancora delle prove, no? Altro che, ripeto, la Formula 1 di oggi. Quando prima hai fatto la domanda, ti ha risposto giustamente Diego, è il mondo che è cambiato. Lui era steso su una Fiat 124, tra l'altro sotto il sole, a cercare di rinfrancarsi un po', quando poi doveva andare in pista. Oggi hanno tutto quello che vogliono, ma sono lontani dal pubblico.
Gilles ha sentito il calore sopra di sé, che in quel momento gli avrà dato anche fastidio, ma era il calore umano. Oggi questi non lo vedono più. È un mondo più lontano degli anni che ci separano. Enrico, io riprendo parola per un secondo prima di ridarla immediatamente a Diego, anche per mostrare quello che è il suo sito, che facilmente è rintracciabile su internet, e all'interno del quale ho scoperto, adesso chiacchierando poi nella giornata di ieri con te rispetto al fatto che oggi avremmo avuto questo graditissimo ospite, di questa formula di podcast di cui si sente spesso parlare e che veramente ha rappresentato e rappresenta una nuova frontiera della comunicazione. Per parlare poi anche di tutti quelli che sono i concetti, come dire, raccontati da personaggi, se vogliamo, anche meno in vista. Ad esempio, io qui trovo un Ernest Shackleton. Chi non conosce la storia di Shackleton, io mi sento personalmente di poterla sponsorizzare, perché effettivamente anche a livello come team building nelle imprese d'oggi, la leadership che ha esercitato questo personaggio è sicuramente qualcosa di molto significativo. Io chiedo a Diego, chi oggi riesce a raccontare ancora qualcosa, a poterlo fare in un mondo dove fondamentalmente, proprio attraverso i media, si sa tutto di tutti o quasi di tutti? È una bellissima domanda. Io credo che oggi la sfida si sia trasferita da quella che è la storia in sé al modo in cui la racconti. Ci sono modi diversi di affrontare lo stesso tipo di storia, di avventura. Dobbiamo trovare il modo forse per avvicinarla di più alle persone, un po' come parafrasando il ragionamento che faceva prima Enrico, come era quella Formula 1 del passato, che con le persone insomma stava proprio vicina vicina, era proprio contigua. Ecco, secondo me le storie devono tornare ad essere un patrimonio collettivo e comune. E i podcast che tu ricordavi sono uno strumento straordinario. Sono straordinari perché intanto è una palestra narrativa incredibile, crea una dimensione diretta, intima, quasi privata nell'ascolto. Noi podcast li possiamo ascoltare in cuffia quando vogliamo, quando siamo in macchina o quando siamo a casa. Quindi dà una libertà enorme, ma soprattutto diciamo che ci fanno familiarizzare con una voce che diventa parte di noi, quella storia diventa parte di noi e le storie che vengono scelte, magari emesse in plot per essere raccontate, hanno un po' questo tipo di funzione, no? Di lasciare qualcosa, il ragionamento del testimone. C'è modo e modo di raccontare le storie. Io ho sempre pensato che le storie abbiano un contenuto etico e che questi valori debbano essere trasferiti in qualche maniera, perché è parte della nostra esperienza genetica. Noi le storie le abbiamo sempre usate, sin dagli albori, sin dai millenni, solo per sopravvivere. Il nostro cervello lavora per storie, racconta la nostra storia e quella degli altri in questa maniera, ricorrendo a aneddoti o a storie più complesse. E quindi le storie hanno un valore incredibile, taumaturgico per certi versi. Però bisogna raccontarle bene, soprattutto bisogna raccontarle pensando di coinvolgere e di creare una comunità. Ecco, quello che fanno i podcast oggi, quantomeno quelli narrativi, che poi il podcast oggi in questo paese è un po' tutto e niente, basta registrare un programma radiofonico e chiamarlo podcast. In realtà sì, è un podcast, ma per modo di dire, perché in realtà il podcast è qualcosa che è un contenuto nativo digitale, pensato appositamente per essere ascoltato in maniera digitale. Ecco, quel tipo di prodotto crea e può creare una comunità, secondo me. E quella comunità narrativa che ascolta le storie, a sua volta lo farà con altre persone. E quindi è un po' un tentativo di innescare una reazione positiva. Quindi ecco perché oggi le storie hanno questo valore. Dipende, ripeto, cosa ci vediamo dentro, soprattutto come le vogliamo raccontare e come le vogliamo, a me piace molto dirlo, affidare agli altri. Perché poi alla fine noi qui siamo di passaggio, come lo è stato Gilles, ma Gilles è rimasto con noi. Ecco, la stessa cosa può capitare alle storie, perché le storie rimangono con noi e non solo quella di Gilles, ma quelle di tanti altri, ad esempio assi del motorsport o dello sport in genere o comunque della storia, sono rimasti con noi, fanno parte della nostra vita e molto probabilmente, se abbiamo avuto anche fortuna di raccontarle bene, fanno parte anche della vita dei nostri figli o di chi comunque è arrivato dopo di noi. E questo, secondo me, è il fulcro e la sostanza di tutto. Che bello davvero sentirti parlare, Diego. Io aggiungo semplicemente una cosa per dovere informativo.
Il sito è Diego Alvera, ovviamente senza l'accento.it, per chi volesse andare a curiosare nelle immagini che sono passate mentre parlavi, e adesso mi taccio immediatamente per dare di nuovo la parola a Enrico Mapelli. Dopo un'introduzione, dopo quello che ha detto Diego, cosa posso dire di più? Ma infatti ti ho dato apposta la parola perché ero in difficoltà io. Guarda, io ho appena alle stampe, appena uscito un mio libro su Ayrton Senna, no? E come giustamente ha detto lui, si tratta di dare, chiamiamo così, memoria di quello che è stato. Poi ognuno lo fa alla sua maniera. In questo ultimo lasso di tempo sono usciti, ma giustamente, sono ben felice, molti libri su Ayrton. Ognuno lo fa col suo taglio. Io l'ho fatto con un taglio abbastanza didascalico ed è un po' come dire, questo è quello che ho fatto. Poi ognuno ne fa la sua lettura. Diego fa delle cose diverse. Diego, e chi avrà il piacere di leggere il suo libro su Ayrton, è diverso dal mio. Ci deve essere il mio, come il libro dice, ci deve essere il mio. Ma ci deve essere anche il suo, cioè ci deve essere qualche cosa che ti ripeto, che non ti racconta esattamente il centesimo di secondo o la variazione dall'alettone, ma ti racconta il sentimento dell'uomo che è dentro questa macchina. Ma attenzione, lui l'ha fatto anche in altri ambiti, calcio, l'ho detto prima di Bonatti, piuttosto che del personaggio che avete appena menzionato, per lasciare traccia, per fare in modo che magari a volte anche in maniera epica. Ma noi ci appassioniamo a qualcosa, a qualcuno, perché poi alla fine si parla sempre comunque di uomini che ci hanno preceduto, per darci anche lo stimolo per alzarci la mattina e avere quasi un riferimento. Questo è quello che secondo me è alla base. Enrico, tu che hai seguito sin dall'inizio questa avventura di Formula GP, sai bene come noi cerchiamo, quantomeno il tentativo è questo, di raccontare qualcosa anche attraverso le pubblicazioni, come giustamente adesso tu stavi sottolineando. Allora ti chiedo a questo punto di andare un po' nel merito, prima di ridare la parola a Diego, di questo Oltre il limite, il volume di Diego Alvera dedicato a Gilles Villeneuve, di cui abbiamo cominciato a vedere qualche immagine, chiedo scusa. Ovviamente un libro di Giorgio Nardo Editore. Enrico, tu so che hai da raccontarci qualcosa anche rispetto a questo volume, prima di far parlare naturalmente l'autore. Guarda, solitamente quando arriva un testo in casa editrice, dove appunto io collaboro, come sai, io mi occupo poi dei libri che trattano l'argomento sport, no? Una delle cose che devo fare, al di là dei refusi, al di là delle correzioni, è chiaramente verificare che i dati che vengono inseriti nel libro corrispondano poi a quello che è successo veramente, perché uno se ha vinto il Gran Premio, l'ha vinto, non è arrivato terzo e viceversa. Bene. Quando ho letto il libro di Diego, devo dirti la verità, ho dovuto rileggerlo per andare eventualmente a trovare forse che quella volta lì era andata in maniera diversa. Perché nella prima lettura che io ne feci ero talmente rapito che sono andato via diritto, è come non aver visto un giallo, se no addirittura uno stop. Perché questo è quello che mi è capitato nel leggere il suo libro, mi era capitato anche con quello di Peterson ancora prima. Mi ricordo che Leonardo, che è il nostro direttore, quando mi disse: "Leggi quello di Peterson. Tu sarai in macchina con lui quel famoso 10 settembre del 1978, quando la vettura parte e va verso la prima variante." Ed era così, perché in quel momento tu sei in macchina. E se lì ci fosse scritto che era il 5 di settembre, me ne sarei accorto nella seconda lettura, non sicuramente nella prima. Queste sono le caratteristiche di come scrive Diego. E nello specifico, il libro di Gilles aveva questo tratto, che poi è il tratto che ha lui. Diego, cosa c'è di te in questo libro invece? Tutto? Tantissimo, c'è tantissimo in tutti i libri. Grazie per le belle parole, Enrico. Però effettivamente è un po' il modo in cui io interpreto le cose che provo a raccontare. Quello che mi interessa è raccontare, ripeto, le piccole minuzie quotidiane, perché poi la vita è fatta di questo, al cospetto delle grandi situazioni, del limite, del baratro, o eventualmente del vertice. È lì che si gioca, secondo me, un po' la nostra natura, anche perché siamo esseri tutti fallibili, voglio dire, in qualche maniera ci ritroviamo in queste storie. E però queste storie hanno dentro qualcosa che ci aiuta. Prima lo diceva benissimo Enrico, la storia, ad esempio, di Gilles, ben prima, ahimè, del suo epilogo tragico, insomma, ha
alla mia generazione ha aiutato tantissimo, cioè vedere un pilota che non mollava, che stava in pista in quella maniera, anche un po' esuberante, come ricordava quella vicenda di Zandvoort, è assolutamente paradigmatica, e lui era esattamente così. Anche perché poi, Enrico, ti ricorderai che lui alla stampa disse: "Beh, ma come potevo trattenermi? Come si fa a trattenersi con una macchina del genere? Devo spingere, non posso mica fermarmi." Ecco, quindi questo era lui fino in fondo. E queste cose qui in qualche maniera aiutavano anche a risolvere dei problemi, degli impacci quotidiani, che va detto, sono impacci che può avere un ragazzo, più o meno meschini, più o meno semplici. In realtà erano una grande ispirazione ed è quello, secondo me, che io cerco di mettere nei libri. Cerco di essere molto fedele alle cose. Io, insomma, diciamo che il patto della fiction, comunque, e questa non è proprio fiction, sarebbe non fiction come dicono gli inglesi, però insomma il patto è l'aderenza al vero, cioè lavoriamo su dati e fatti veri, che vanno ovviamente testati, verificati, ma io provo a raccontare quello che hanno fatto loro con questi fatti, con queste circostanze. Ed è questo, secondo me, forse, che permette anche al lettore magari di rileggere alcune fasi della vita di alcuni piloti o di avvicinarsi di più. O, siamo abituati, come ricordava prima Enrico, anche a spezzettare queste grandi vite in aneddoti. E questo è molto bello perché, voglio dire, noi raccontiamo le iperboli. Poi in realtà, insomma, anche Gilles non era mica uno stinco di santo, era una persona come noi, con delle cadute anche, insomma, importanti. E quindi restituire, io provo a restituire questa cosa, perché io ho sempre pensato che il mito non sia quello che sta sul piedistallo. Il mito è quello che noi vediamo ogni giorno, è quello che tocchiamo con mano, è quello che ci portiamo a casa dalle grandi storie o dalle piccole storie. Ecco, per cui in tutti i miei libri c'è un po' di me, su questo non c'è dubbio. Poi devo anche dirvi, confesso una cosa, che io ho sempre avuto questa grandissima passione per il motorsport, è una cosa di famiglia, ma io non avevo mai capito da dove arrivasse. E pensate che scrivendo un libro, il mio primo libro legato un po' al motorsport, una vecchia storia che ricordava Tazio Nuvolari in un circuito a Verona scomparso, il circuito del Pozzo del 1928, ho raccontato una storia che si era un po' dimenticata, un confronto ideale e non solo ideale tra Tazio Nuvolari e Pietro Bordino. Ecco, io ho scoperto, facendo quella ricerca, ho capito da dove arrivava questa passione e le storie quindi mi hanno dato un ulteriore vantaggio rispetto a come io potevo immaginare. E ho scoperto che un mio avo, di cui avevo perso notizia perché mio padre mi diceva, correva anche lui a quell'epoca con una Bugatti, una T35A, che non era certamente quella con cui correvano Nuvolari e Bordino, che correvano con macchine con almeno 50-60 cavalli in più, la chiamavano Tecla, non apposta, cioè, insomma era un po' una copia. E in realtà, insomma, questo ogni bene al verrà in qualche maniera mi ha regalato probabilmente questa ebbrezza genetica della velocità e che io provo un po' a raccontare in quella maniera lì. Quindi in qualche maniera c'è sempre un filo, tutti i miei libri sono un po' legati da questa cosa. Diego, è veramente, veramente bellissimo stare ad ascoltare anche questo aneddoto di come la storia sia riuscita a impossessarsi del narratore per una Esatto. volta. Allora, io prima di lasciare Ubi Maior, giustamente parole a Enrico Mappelli per avvicinarci alla conclusione dell'appuntamento e rivolgere a te, insomma, un quesito se ce l'ha, ma credo sicuramente di sì. Mi permetto di farti un'ulteriore domanda, cioè, isolerei un concetto rispetto a quelli che, ai tanti che hai espresso in maniera molto chiara, cioè quello del mito che scende dal piedistallo, del mito che vive ogni giorno nella quotidianità. Allora, ti chiedo cosa di Gilles Villeneuve, di Gilles Villeneuve, oggi vive dentro Diego Alberà? Guarda, difficilissima, perché eravamo talmente legati a questo pilota che, insomma, questo pilota, cioè io davvero, i miei 42 anni, l'8 di maggio è sempre un po' una scadenza un po' particolare, alle 13:52 non mi dimentico mai di guardare le lancette e dedicargli un pensiero. Cioè, sono passati 42 anni, ma vi dico la verità, per me sono passati 5 minuti. Io rivedo la mia cameretta, rivedo mio papà, lo sguardo di mio papà quando ci siamo guardati dopo l'ennesimo tremenda sequenza al rallentatore del Vulpici. E quindi per me è qualcosa che fa parte proprio di me. Io credo che poi alla fine quello che viene fuori di Gilles è questa sua, come dire,
attaccamento alla vita. L'idea di andare veloce sempre, non era solo in pista, era proprio un modo di concepire l'esistenza, di concepire i rapporti, e questa cosa si basava su un fatto, una serie di valori, di rispetto. Il duello di Digione è stato reso possibile, quegli incantevoli ultimi tre giri di pista, con queste sportellate tra lui e René Arnoux, e lo dice sempre Arnoux in tutte le interviste, e gli sono molto grato di questa cosa, che dice era stato possibile perché si fidavano tra di loro, perché sapevano che nessuno di loro due avrebbe fatto una cosa contraria al loro codice, a quel codice che stava in pista. Ecco, questa è secondo me la cosa fondamentale, sapere che posso anche rischiare il limite, ma dentro un perimetro di valori importanti a cui comunque non posso sfuggire e che anzi devo cercare di rispettare anche quando sono in pista. Enrico, ancora te il compito di tirare le fila. A me è corto. Allora, mentre parlava Diego mi è venuto, lo voglio mettere in difficoltà, lo voglio mettere in crisi, e la domanda banale è questa, no? Lui con noi ha fatto il libro di Ronnie, di Gilles, di cui abbiamo parlato oggi, su Senna, con altri, ha fatto altri libri. Oggi, se dovesse scegliere un personaggio, non necessariamente del mondo delle corse, perché poi lui ha fatto libri, come abbiamo visto, anche su altre realtà, di chi parlerebbe? Ma allora, beh, domanda a killer questa, Enrico, veramente difficilissima. Però, non lo so, diciamo che tra tutte le storie, io quella che rimango sempre più affezionato è quella di Walter Bonatti. Perché alla fine in una dimensione totalmente aliena rispetto alla velocità, in realtà secondo me la storia di Walter Bonatti assomiglia tantissimo alle storie dei piloti che ci piacciono e che raccontiamo, per una serie di questioni, perché lui è riuscito a superare una serie di ostacoli in un modo che assomiglia tantissimo a quello che fa anche un pilota, certo con tempi diversi evidentemente, i tempi da una parte sono frazioni di secondo, dall'altra parte magari sono delle giornate, però in realtà la sfida era quella. Io sono molto affezionato a quella storia, e tra l'altro quest'anno uscirà in un formato anche diverso molto probabilmente, e quindi insomma diciamo che a maggior ragione, se mi viene in mente qualcuno, sarebbe Walter Bonatti, e penso anche a lui, oltre a lui, a un altro grande scrittore che non molti magari non sanno che si è occupato anche di Formula 1, che era Dino Buzzati, che parlava di montagne, ma in realtà ha scritto anche di Formula 1 e ha scritto delle belle cose sulla Formula 1, dicendo che alla fine i piloti per lui erano come gli alpinisti o come chi andava sulla Luna, senza quel rischio, senza quella velocità, senza quel limite, noi non saremmo capaci di affrontare le nostre sfide quotidiane. Quindi, come vedi, c'è sempre un filo continuo che gira e che collega in maniera incredibile, spesso e volentieri, persone di generazioni diverse, di storie diverse, con il medesimo fine. Diego, mi dispiace annunciare che il nostro tempo a disposizione è arrivato alla conclusione. Io mi permetto esclusivamente di rimostrare Gilles Villeneuve Oltre il limite, il libro di Diego Alverà per Giorgio Nada Edizione. Abbiamo avuto modo di vedere all'interno del nostro programma quello che è anche il tuo sito, che adesso in chiusura andiamo a riproporre, ribadisco, senza accento, diegoalvera.it, dove si può davvero rintracciare sia il podcast di Shackleton, sia quello di Bonatti, sia tutti i lavori che tu giustamente stai facendo e che Enrico Mapelli, al quale rivolgo il mio grazie per averti esteso l'invito oggi di partecipare, insomma, abbiamo fatto menzione durante la puntata. Allora, ringrazio innanzitutto proprio te, Diego. Grazie di essere stato con noi. Mi auguro davvero di averti qui con noi prossimamente. Grazie a voi. È stato veramente un grandissimo piacere. Veramente. Grazie, grazie. Enrico, saluto anche te, col quale mi do appuntamento settimana prossima. Però, conoscendoti, vedo che in questa frazione di secondo che ti sei preso vuoi aggiungere un elemento. Quindi, oggi, guarda, facciamo così. Io mi metto qui in panciolle, do a te la possibilità di dare la chiusura della puntata facendo una considerazione proprio su quello che è stato l'intervento di Diego Alverà. Beh, allora, due cose. La prima considerazione su Diego, te l'ho detto, è sempre un piacere ascoltarlo quando parla come in questo momento, senza entrare nello specifico, perché se avesse tirato fuori dei passaggi dal libro di Gilles o di altre cose, ti posso assicurare che saremmo stati qua in silenzio ad ascoltarlo. Oggi lui non ha toccato questo argomento, ha toccato l'argomento
Diego Alverà anche spinto dalle domande che gli hai fatto tu, per cui sono ben felice che Diego oggi abbia fatto parte di questa, diciamo, di questo nostro format che ormai abbiamo già abbastanza collaudato. E poi chiaramente c'è l'attualità, per cui in futuro magari mi auguro ancora di avere Diego per ricondurre poi comunque, come dicevo prima, l'attualità, perché la cronaca di oggi è la storia di domani. Nel 1982, purtroppo, quell'8 maggio non era storia. Era cronaca, cronaca triste, drammatica, ma era cronaca. Il 9 tutti i giornali uscirono. Oggi escono i libri, escono i racconti, escono i podcast. Per cui, diciamo, coinvolgerlo anche in vicende magari legate all'attualità. Questo è quello che mi auguro di Diego in futuro. Per me è un sì, assolutamente. Io Va sono bene? disponibilissimo e quindi sarà un piacere rimanere con voi. Perfetto. Allora io guarda, davvero mi segno, mi appunto questa cosa, me la leggo al dito. Nel frattempo rinnovo davvero a tutti voi il grazie per essere stati con noi, a chi ci ha seguito, grazie, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con Formula GP.